Svake su godine na sajmu ovdje prisutni italijanski književnici. Ovdje sam razgovarao sa Umbertom Ekom, Claudio Magrisom, Dacio Maraini, ovdje je bio i stogodišnji u to vrijeme Pahor i mnogi drugi. Jutro se ovdje talijanski pisac, novinar, prevoditelj, aktivist Eri De Luca. Kada biste naveli neke suvremene talijanske pisce, koji bi to bili? Upoznajte nas. Non ci sono scrittori italiani importanti. Nema značajnih italijanskih autora. Hvala što ste vi došli. Appunto, sono uno di quelli non importanti. Ja sam jedan od tih nevažnih. Ah, ne vjerujem. Reste, koji su talijanski pisci? To je jedno školsko pitanje. Vama najdraži. Koji su najbitniji zapravo za vaše stvaralaštvo? Io ho letto un camion di libri e questo è l'unica fortuna di una persona che è principalmente lettore e che lettore non c'entra niente con la scrittura e con la sua formazione. Quindi sono uno che ha letto, legge molto, ma tutto quello che legge non riguarda la sua formazione. Dakle, ja sam pročitao čitav kamion knjiga, strastveni sam čitač, čitatelj, čitalac i knjige su mi silno važne, međutim to nema nikakve veze s mojim nastajanjem, mojim oblikovanjem kao pisa. La mia formazione dipende da Napoli. Ja sam kao pisac stvoren u Napulju, to je ono što je važno. Kako se kaže, vidjeti Napulj pa umrijeti? Ne, to se zapravo kaže za Rim. To se kaže za Rim, ali da li postoji neka uzrečica za Napulj? Ma chi è nato lì ha un sistema immunitario che lo fa campare a lungo. Onaj tko se rodi u Napulju, rodi se s imunim sistemom koji mu omogućuje da dugo živi. U Napolju, Napolju je stvarno lijepi grad, sjajna arhitektura, koliko ja to mogu ocijeniti. Tamo se nalazi stara operna kuća, možda najstarija u Europi. Postoji jedan veličanstveni teatar San Carlo, jedan izuzetan muzej moderne umjetnosti. Nastavite. Il Vesuvio, il vulcano, quello è il museo principale, il monumento principale è il vulcano, che è anche il terrore principale dei suoi abitanti. Vesuv, Vulkan Vesuv, najvažniji je muzej grada Napulja, najvažniji muzej i najveći strah svih Napuljaca. Il napoletano in una stanza chiusa al buio, sa dove sta il Vesuvio. Svaki čovjek iz Napulja, pa makar bio zatvoren u nekoj mračnoj prostoriji, zna s koje mu se strane nalazi Vezuv. Kada ste bili mali, da li ste se bojali Vezuva? Vesuvio, eruzioni, terremoti, facevano parte della narrativa, si raccontavano le storie dei terremoti, delle eruzioni e dei fantasmi, perché Napoli era una città piena di fantasmi. Da, Vezuv, njegove erupcije i potresi bili su dio narativa, dio priča koje sam slušao kao dijete i naravno da sam ih poznavao. Znači, Vezuv, erupcije, potresi i duhovi, jer Napolje je grad duhova. Trasformate in narrativa, i terrori si distruggono, si stemperano, si annientano. Ali kad se pretvore u priču, svi ti strahovi se ublaže, nekako ponište. U Hrvatskoj su u izdanju Meandar Media objavljene tri knjige vaše
i sve sam pročitao. Nisu velike, mislim po obimu. Tri konja, Dan prije sreće, Irenina priča. Irenina priču prevela Dunja Kalođera, ovdje prisutna. Tri konja i Dan prije sreće, Vanda Mikšić. Također ste sinoć razgovarali na tribini o prevođenju. Jeste li vi zadovoljni sa prijevodom? Odnosno, kako autor zna, a ako ne zna taj jezik na koji je preveden, da je prevod dobar ili da je prevod loš? Non lo può sapere. Ne može znati. Possibile sapere, questo è una questione di fortuna con le traduzioni. Di incontrare un traduttore che è innamorato del libro e non è un amministratore della dogana, non è un ufficiale della dogana che sta allo smistamento di confine tra una lingua e l'altra. Prijevodi su stvar sreće. Treba imati sreće da se naiđe na prevodioca ili prevoditeljicu koji su zaljubljeni u tu knjigu, a ne da se ponašaju kao carinski činovnici zaduženi za prelazak granice između jednog i drugog jezika. Jesu li oni suautori? No, sono degli ammiratori. Sono appassionati della cosa che stanno facendo e dunque non si vogliono mettere al posto dello scrittore, ma lo vogliono invitare nel salotto buono di casa loro. Ne, oni su strastveni ljubitelji dijela koje prevode i dakle ne žele u svom divljenju staviti sebe na mjesto autora, nego ga žele pozvati u salon svoje kuće. Za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini vi ste kamionom vozili humanitarnu pomoć, to znamo. Kako je uopće došlo do toga, čiji je to bio kamion, što vas je ponukalo? I kamion erano di organizzati da volontari cattolici. E la mia motivazione di andare con loro è stata dopo l'abbattimento del ponte di Mostar. Kamioni su bili vlasništvo katoličkih volontera, a moja motivacija da im se pridružim rodila se nakon rušenja Mostarskog mosta. Quando è caduto, è stato buttato giù il ponte di Mostar, io ho scritto un articolo su un giornale e questi volontari mi hanno invitato a andare con loro per la prima volta. Dakle, kad je srušen Mostarski most, napisao sam o tome članak u novinama i ti su me volonteri pozvali da im se pridružim. E poi ci sono andato nel corso di quegli anni, tra il 93 e il 95, ci sarò andato una quarantina di volte. I između 1993. i 95. 40 puta sam bio u Bosni i Hercegovini. Je li bilo opasno? Je li vas je bilo strah? Non siamo mai andati con una scorta. Nikad nismo imali pratnju ni zaštitu. Što ste tada mislili o Bosni i Hercegovini u to vrijeme? A što sada mislite? I održavate li veze s nekim prijateljima iz Bosne i Hercegovine? Allora per molti di noi italiani venire qui era una questione di fraternità. Eravamo vicini e potevamo venire a dare una mano. Tada se za mnoge nas Talijane dolazak ovamo činio pitanjem bratskog odnosa. Bili smo blizu, mogli smo pomoći, dakle i morali smo pomoći. Quello che ho visto qui è l'anticipo di una guerra moderna
che decide di aggredire la fede dell'altro, che vuole distruggere i luoghi di culto dell'altro. Ecco che chiese, moschee, sinagoghe fossero obiettivi militari. Questo è quello che ho trovato qui e che ho riconosciuto come anticipo di guerra moderna. Ono što sam susreo na ovim prostorima i što sam prepoznao kao najavu modernog rata jest napad na tuđu vjeru. Dakle, rat koji želi uništiti tuđu crkvu, tuđu džamiju, tuđu sinagogu koji od tih mjesta čini svoje ciljeve svoga napada.